Integrare politiche sociali e sanità, confrontare i modelli in circolazione, strutturare un nuovo modello, un protocollo per offrire ai cittadini un nuovo standard qualitativo, più personalizzato e più pertinente per ogni patologia o esigenza. Era molto debole l'offerta sociosanitaria su tutta una serie di prestazioni psicoriabilitative che venivano tutte indirizzate nel famoso mare magnum dell'articolo 26. Il seminario ha visto presentare dati e difficoltà riscontrate sul territorio abruzzese. Lo aveva già annunciato il presidente della regione, sarebbe stato tutto passato al setaccio per trovare debolezze e punti di forza, e così oggi si annuncia la necessità di mettere in pari uno squilibrio che parte dal diritto, quello dei cittadini. L'operazione che abbiamo messo in campo consente di dire: quello che è riabilitazione intensiva ed estensiva è riabilitazione intensiva ed estensiva. Quello che è prestazione per le famiglie, per le comunità e per l'autismo è una prestazione per l'autismo. Quello che è una prestazione per disabile adulto è una prestazione per disabile adulto. Tutto questo per 20 anni in Abruzzo non c'è stato e lo stiamo facendo adesso. Infine dichiarano niente tagli, ma solo una più oculata ottimizzazione dei servizi e della forza lavoro. I fondi ci saranno e verranno ottimizzati, questa è la vera risposta, perché la programmazione sociosanitaria consente di far spendere meglio e dunque meno e con più qualità allo stesso tempo, e con le stessissime risorse si riesce a coprire una comunità prevedendo di fornire ed erogare più servizi e allo stesso tempo di fare in modo che i soldi vengano spesi meglio.